Fergus Clay. Bentornati o benvenuti su Fergus Clay. Oggi un nuovo uccello della fattoria. La gallina. La gallina fa parte del set A. Clay Farm Birds, gli uccelli della fattoria. Abbiamo già creato il pulcino ed ora, facendoci aiutare anche dalla app di A. Clay, che mi fa sempre ridere, modelliamo la sua mamma. Ma come mai proprio la gallina? Perché la gallina ha vinto il sondaggio sulla scheda community di Fergus Clay, dove siete proprio voi a decidere il prossimo tutorial. Ed ora, tre curiosità sulla gallina. Una gallina mi sta mangiando gli A. Clay. Sapevi che le galline sono animali molto intelligenti? Il loro punto di forza è la memoria. Pensa che rispetto alle dimensioni piccolissime del loro cervello, hanno più neuroni di molti mammiferi più grandi. La gallina più vecchia del mondo ha raggiunto l'età incredibile di 16 anni e si chiamava Matilda. E ricordiamoci sempre che gallina vecchia fa buon brodo. Ultima curiosità sulla gallina riguarda il battito del suo cuore. Pensa che batte 300 volte al minuto, 5 volte più veloce del nostro. Ti sono piaciute queste curiosità? Se vuoi impararne altre con cui stupire tutti, c'è un modo semplicissimo. Metti un like a questo video, iscriviti, diventa un Clayer e non scordare di attivare la campanella per sapere quando uscirà un nuovo video. Ed ora si comincia. Accidenti, Fergus, qua ci serviranno 6 colori. Arancio, marrone, beige, bianco, rosso e nero. Li ho tutti, sono pieno di pasta e sono pronto a modellare come un pazzo! Allora andiamo a passo spedito e modelliamo il corpo, facendo una bella palla beige che poi arrotoliamo da un lato. Ed ora, con il marrone, modelliamo le due alucce, con due palline piccole da arrotolare a goccia e schiacciare, per attaccarle infine sui due lati della nostra chioccia. Sai quando la gallina si chiama chioccia? Quando cova le uova e quindi quando diventa mamma. Non ci avevo mai riflettuto. Grazie, Miss Clay. E mentre un'altra gallina passa a vedere se stiamo modellando bene, noi ci occupiamo del becco. Crea un cono arrotolando a punta una pallina arancione. Poi taglia l'estremità larga per creare una base da fissare sul corpo della gallinella. E adesso? Le zampe. Usa altri due pezzi di pasta arancione, fai due piccole gocce e poi facci sedere sopra la gallina. Occhio alla gallina e occhio a modellare gli occhi, con due palline bianche che possiamo unire tra loro prima di bucarle per infilarci le solite palline nere piccolissime. Bravo, Fergus! Ora la parte più carina e più riconoscibile della gallina, la sua cresta rossa. È facile, basta creare tre piccole palline ed unirle insieme. Poi le appoggiamo sulla testa ed il gioco è fatto. E terminiamo con la coda, creando tre carotine, una più piccola dell'altra, da unire insieme ed incollare poi nel posto giusto. Wow, altra creatura pronta! Ed il pulcino ora la sua mamma a fargli compagnia. Fantastico, Clayers! Sono già in hype per modellare la prossima creatura. Quale sarà?
Votatela sulla community e modelliamoli tutti!